Allora, mi serve la farina, ce l'ho, l'uovo ce l'ho, quello ce l'ho, vediamo un po'. Perché sta fuori sta cosa? Non mi serve. No. Allora, non sono qui per salvare il mondo, anche se ho la felpa di Superman. Una felpa enorme, perché si muore di freddo. Questa è la felpa più calda che ho in tutto quanto l'armadio. Cioè, bellissima, perché vedete da sotto c'ho pure tutti i cosini di Superman. È originalissima, la pagai un sacco questa felpa. Comunque, dicevo, oggi cucineremo insieme i dorayaki. Allora, per chi non sapesse cosa sono, immaginatevi Doraemon, il cartone animato del gattone blu, che mangia quelle cosine tonde che hanno dentro la marmellata di cipolle. Lui esce pazzo. Però oggi noi faremo una versione più semplice e ovviamente alla portata degli italiani, quindi non con la marmellata di cipolle, perché in Italia non penso esista e a me non piacciono le cipolle. Quindi oggi cucineremo una nuova ricetta. Oggi per vostra sfortuna non porto le treccine, ma ho giusto legato un po' i capelli per evitare che cadano davanti. E vi spiego la ricetta, che è, vi giuro, facilissima. Cioè, penso che sia più facile di quella dei pancake, perché per i pancake ci vuole montato l'albume a neve, ci vogliono separati i tuorli dai bianchi, è un po' un caos. Invece qui si mischia tutto insieme, basta soltanto stare attenti alle dosi. Adesso vi dico le dosi quali sono. 2 uova, queste qui. Poi, 50 grammi di zucchero bianco o di canna, in base alla vostra scelta, li ho messi nel bicchiere, vedete in controluce ci sono. Poi, 100 grammi di farina 00, sta qua dentro, non setacciata, quindi non deve essere finissima. Poi, un cucchiaino di lievito per dolci, sta qui nella bustina, c'è scritto qua, pan degli angeli, lievito per dolci, sta, vabbè, sarebbe questo. Poi, 2 cucchiai d'acqua, stanno nel bicchiere. Beh, c'è l'acqua qua dentro, non so se si vede. E dentro si possono farcire a vostro piacimento, ci potete mettere la Nutella, la marmellata, le gocce di cioccolato, non lo so, il miele, quello che volete voi. Allora, io, visto che in casa non ho la Nutella, perché siccome ci sono tantissimi dolci in questo periodo di feste, mio padre ha pensato bene di non comprare né altri, perché già si mangia in maniera industriale, quindi userò le goccine di cioccolato che mi sono avanzate dalla precedente ricetta delle donut americane. E poi al massimo le altre le faccio con la marmellata, visto che nel frigo ho sia marmellata di lamponi che marmellata di agrumi. Quindi alla fine li posso condire come meglio voglio. Però per ovviare alla perdita di tempo, ecco, sto sproloquiando in maniera assurda, iniziamo la ricetta. Allora, io ce l'ho aperta sul telefono. Ah, per chi me lo chiedesse in continuazione, non ho un Minion, vedete, ma è la cover che mi è stata regalata. Vedete quanto è carina? Comunque, adesso leggeremo insieme la ricetta e passo passo procederemo. Ecco, mi si è spento anche lo schermo. Comunque, allora, in una ciotola mettiamo zucchero e uova e con una frusta sbattiamo. Allora, la ciotola è qui presente, quindi io adesso metto i 50 grammi di zucchero e un secondo che... Ok, ho già dato. Apriamo le uova. Il brutto di aprire le uova, quando non le apri bene, è che ti entrano i pezzetti di guscio nell'impasto, che è una cosa che io detesto. 1 uovo, 2 uova, 2 uova. In genere non dovrei cucinare tutte queste robe, perché come ho già detto prima, con tutte le cose che ci hanno dato. Allora, sbattiamo per un paio di minuti. Fino a che i tuorli, l'albume e lo zucchero non si siano amalgamati bene. Vi deve venire un composto simile a questo. Non so come farvelo vedere. Aiuto. Così, vabbè, non vedete niente. Comunque deve essere omogeneo e non si devono sentire più i granulini dello zucchero sotto. Poi, successivamente aggiungiamo la farina piano piano
Si aggiunge piano la farina e si inizia a mescolare per evitare che faccia le bolle. Soprattutto per evitare che si addensi troppo. C'è chi nell'impasto si aggiunge anche il miele. Io onestamente non lo metto, prima perché a me non piace e poi perché secondo me aggiungere il miele a un impasto che già di per sé è dolce, cioè non credo serva a qualcosa. Tanto io mescolo. Ok, ho messo tutta quanta la farina. Mettavo i gusci delle uova. Adesso bisogna mescolare per bene con la frutta per evitare che la farina faccia i grumi. Dovete ottenere una pastella più o meno di questa densità. Vedete che non cade completamente dalla frutta, di questo giallino dato dal tuorlo dell'uovo. Poi il lievito nella bustina va sciolto nel 2 cucchiai di acqua. Quello precedente che io ho messo, quindi mettiamo il lievito per dolci, vedete? Dentro l'acqua. Con un cucchiaino, cucchiaio, lo sciogliamo. Dopo che avete sciolto il lievito nell'acqua, ovviamente deve essere acqua naturale, non acqua frizzante, perché altrimenti si altera il processo di lievitazione. Versiamo il lievito sciolto dentro l'impasto e continuiamo a girare. Adesso l'impasto risulterà molto più liquido perché ci abbiamo aggiunto l'acqua. Ora, dopo aver fatto tutto ciò, dobbiamo prendere una padella antiaderente, oppure una padella che abbia un rivestimento in ceramica, oppure una padella sempre di quelle classiche, però se prendiamo quelle classiche ci dobbiamo sciogliere o una noce di burro o metterci un filo d'olio, altrimenti si attacca tutto. Io quindi prenderò una padella rivestita in ceramica in modo che non mi si attacchi il composto. E poi dobbiamo farla riscaldare un poco e a mano aggiungere il composto a cucchiaiate, proprio come si fa con i pancakes. E quando escono le bolle vanno girati dall'altro lato, solo che questi qua, a differenza dei pancakes, dovranno crescere un po' di più, in quanto abbiamo, diciamo così, velocizzato il processo di lievitazione scendendo il lievito nell'acqua. Quindi dobbiamo sperare, mi auguro, perché io con le lievitazioni vado un po' litigata, diciamo. Dobbiamo sperare che salgano un poco di più, cioè crescano un po' di più. Quindi adesso io metto a preparare la padella e ci aggiorniamo dopo. Sono in un'altra angolazione e sto per mettere a riscaldare la padella. Allora, io ho preso questa padella, che è quella in ceramica, e qui ci ho messo proprio una noce mignon di margarina per evitare che mi si attacchi l'impasto. E poi ho preso un cucchiaio più grande per evitare di far colare il composto. Adesso mettiamo a riscaldare la padella e aspettiamo che si sciolga la noce di burro. E intanto continuiamo a mescolare l'impasto. Considerate che l'impasto è poco, quindi non ne verranno molti. Però, anche se non ne verranno molti, quindi tentate di crearne almeno 6. Perché i doriaki hanno la particolarità di avere la parte di sopra e la parte di sotto, quindi come se fossero due pancake attaccati e al centro ci sia l'impasto o l'ingrediente, quindi che ne so, c'è la Nutella, ci sono i gocci di cioccolato, c'è quello che volete voi. Quindi voi tentate di crearne il più possibile e piccolini, in modo da poterli unire e fare tipo il panino classico che mangiava Doraemon nel cartone animato. Adesso io muovo la padella per far sì che la margarina sparga e intanto prendo un piatto per poi appoggiarli dopo.
Allora, io ho preso questo piatto, che è un piatto fondo, che ha disegnate due cicogne celesti, in modo che quando li finisco di togliere di qua, li poso qui sopra, quindi il piatto lo metto davanti all'iPad, perché come sempre io registro con l'iPad, per chi non l'avesse ancora capito, e prendo... Dov'è? Ecco. Aiuto, si incastra. Ecco. Prendo una spatola in modo che quando li giro sono sicura di non... Ok, di non distruggerli. Ok, la margarina è quasi tutta sciolta, tanto io la spargo. Vedete, si è sciolta tutta. Lasciamo riscaldare un altro po' la pentola. Continuiamo a girare l'impasto. Abbandoniamo la frusta, altrimenti ci crea disordine. Prendiamo il composto con il cucchiaio. Lo facciamo scolare bene e lo versiamo proprio dove la margarina si è sciolta di più. Aspettiamo, come da ricetta classica, che si formino le bolle in superficie e poi lo giriamo dall'altro lato. Il procedimento è questo, quindi alla fine è molto semplice, quindi è inutile che vi sto qui a stressare con verso giro, quindi al massimo ci sentiamo dopo quando li farcisco. Vi voglio semplicemente rendere partecipi di come stanno venendo buoni. Ne ho assaggiato uno soltanto perché era venuto un po' male. Allora, dentro ci sto mettendo le goccine di cioccolato fondente, perché per non renderli troppo pesanti. E all'aspetto sono così. Non so cosa vedete. E qui in padella stanno altri due a cuocere. E a mano che li esco, che sono ancora caldi, ci metto dentro le goccine in modo che mi si scioglie il cioccolato. Buonissimi! Va bene, questo era il video, è durato anche poco perché come vedete la preparazione è semplice. Io vi mando tantissimi baci, saluti, spero che avete passato bene le vacanze e ci vediamo al prossimo video. Ciao!